Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di connessioni angeliche e di riequilibrio energetico. In questo video ti parlerò delle nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele. Ebbene, questo lavoro è un lavoro nuovo, è qualcosa di nuovo, è qualcosa di diverso, è qualcosa di reale. Si tratta livello, ok, di guarigione che comprende tutte le energie benefiche fino ad oggi conosciute, ma si espande appunto in un livello molto più comprensivo, molto più completo, chiamato luce di informazione. E in più c'è il contributo attivo dell'Arcangelo di Michele, della frequenza di questo arcangelo, di questo essere superiore, molto evoluto, che nel rispetto del libero arbitrio di ognuno di noi ci aiuta nel processo di riequilibrio, ci aiuta nel processo di riallineamento con la nostra anima e col nostro sé superiore. Queste nuove frequenze di luce portano equilibrio, possono portare equilibrio in tantissimi livelli, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, in tantissimi livelli anche sconosciuti a noi esseri umani. Ora, non conosce né il tempo né lo spazio, nel senso che queste frequenze sono molto potenti con la distanza. Ora ti mostrerò come funzionano queste frequenze, ti farò sentire, ti farò percepire il campo di luce e di informazione e ti renderai conto che queste energie sono molto diverse da quelle che già conosci, in quanto le energie di guarigione fino ad oggi conosciute sono molto potenti con la vicinanza nel corpo, come ad esempio il Reiki. Più sei vicino al corpo e più l'energia è potente. Ebbene, queste frequenze si espandono con la distanza, diventano più espanse, diventano più, Allora, te lo farò più potente. sperimentare. Iniziamo col lavoro di connessione con l'Arcangelo Michele. Mi connetto attraverso la preghiera con la frequenza armonica dell'Arcangelo Michele, che ci protegge e ci consente di far sì che questo lavoro sia un lavoro protetto, sia un lavoro sicuro, finché tu possa connetterti con le frequenze di luce più elevate e in questo modo né io né tu assorbiremo dei pesi energetici di bassa frequenza, ma queste basse frequenze verranno portate via dall'Arcangelo Michele nella luce e noi entreremo in risonanza con queste nuove frequenze che riporteranno armonia e benessere in tantissimi livelli. Ok, iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo e vogliono connettersi con le nuove frequenze di luce. Invoco te, Arcangelo Michele, coscienza micaelica, Maestro Gesù e Maria Regina Celeste, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura, rabbia, competizione, dolore e sofferenza, tutto ciò che è egoico tra me e tutte le persone coinvolte, che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, ti chiedo di riarmonizzare tutti i centri energetici dei chakra, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione, la bellezza, la gioia, il riequilibrio energetico in tutti i livelli. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie, coscienza micaelica, grazie, Maria, grazie, Gesù. È fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ebbene, ti chiedo di mettere la mano al centro dello schermo, ok? Io lavorerò con le frequenze e
Queste frequenze attraverseranno la tua mano nonostante tu ti trovi in questo momento dall'altra parte dello schermo. Questo è per mostrarti che le frequenze non conoscono né il tempo e né lo spazio, ok? Ma agiscono in un punto che dalla scienza viene anche chiamato campo del punto zero. Un livello vibratorio diverso, un livello vibratorio molto più potente, un livello vibratorio reale, tangibile. Se non riesci a sentire le frequenze, ti chiedo di uscire dalla mente per un attimo e di ascoltare con un senso diverso, di chiudere i tuoi occhi. Rilassati e rimani in ascolto. Riesci a sentire? Riesci a percepire? Potresti sentire formicolio, potresti sentire delle onde, potresti sentire calore, fresco, freddo, potresti sentire dei piccoli spilli, potresti sentire magnetismo, un vortice nel centro del palmo della mano. Ogni persona sente in un modo diverso, o addirittura potresti sentire che le frequenze avvolgono tutto il tuo braccio e tutto il tuo corpo. Ora vorrei farti notare una cosa. Dimmi se cambia qualcosa quando io espando, quando io allargo le mani ed espando le frequenze. Cosa senti? Lo senti più forte? Come lo senti? Riproviamo. Ecco, come ti ho detto prima, queste frequenze si espandono con la distanza. Queste frequenze diventano più potenti con la distanza. Puoi notare la differenza? Riesci a sentire la differenza? Bene, ora che hai esperienziato un assaggio di questo lavoro straordinario, di questo lavoro meraviglioso, che aiuta veramente le persone ad avere esperienze molto particolari e singolari durante le sessioni di riequilibrio energetico, ma soprattutto diciamo è quello che arriva dopo, no? Il risultato. Normalmente la vita si allinea, normalmente tutto ciò che non è in risonanza con la luce, si allontana spontaneamente dalla tua vita e si possono avere dei benefici anche a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Quando io prima ho parlato di guarigione energetica, intendevo ritornare ad uno stato di equilibrio. E questo è il riequilibrio energetico, ok? Questo porta pace, armonia, allineamento nella tua vita. Vorrei mostrarti ora alcuni sketch di un mio seminario dal vivo dove le persone entrano in frequenza e l'esperienza che vivono durante il trattamento, durante la sessione di riequilibrio energetico. Buona visione. Allontanando dal tuo corpo, ondeggiare. Hai notato che mi sta allontanando da te? È più forte, è più espanso. E questo è per farvi capire che questa non è solo energia. Ok? Adesso anche dietro, caspita. Sai come ti si deve. Grazie.
Adesso che sono tornata vicino? Mi sta mandando a libri di Non le avevi mai sentite tu, Elisabetta, queste, vero? Queste frequenze, cioè la prima volta per te sì, questa. questo Ok? è anche i due trattamenti comunque belli forti. Erano belli Sì. forti. Ok, grazie Elisabetta. Grazie, grazie a te. Senti qualcosa, Filomena? Volevo dire, mi permetto, dimenticavo di dire che può succedere, perché mi era troppo estraniata, non ho dato il permesso a lui di lavorare. Mi fa oscillare. Sdraiare? Aspetta, sto seguendo. Va bene. Le Mi onde, sto basta. spostando. Quando mi vedete qua mi Non è che... Ok, porta giù, scusate. No, fai, fai. Ora prova la lontananza e lavorare intorno a lei. Cosa senti? mi sta liberando il naso, perché ho molto chiuso. Allora continuiamo un altro po'. Mi sta lavorando tutta la parte proprio del volto. Mi sta allungando. Pazzesco. Cioè, mi sta stirando. Grazie. Metterò testa. Non faccio così con gli occhi, non invio niente, Esatto. è molto spontaneo, ok? Andata questi breve pochi istanti. No, ha lavorato molto il cuore, c'era questo vortice di energia e il cuore ha cominciato ad avanzare. È presente i tamburi quando ti creano un ritmo? Sì. Ecco, si è creato questo ritmo e questo vortice che girava, che aveva una sorta di densità, era piuttosto chiaro. Ma è come se dall'alto si scende,
da quello che c'è sopra si scende fino alla materia, ma è partito questo processo dal cuore, cioè anziché essere una cosa mentale, mm-hmm. era proprio dentro il cuore, dentro il cuore. Non ho sentito sensazioni, ma tutto si è svolto nel cuore, forse questa è la connessione, è proprio mm-hmm. mette in movimento un meccanismo, dico forse perché non ho coscientizzato più di piano piano, certo, però ho sentito come nel non cuore. L'avevo mai sentito prima. Sì. Ragazzi, pochi secondi, guardare con lo sguardo, connettersi con le frequenze. Io vi do un consiglio, no? Quando voi fate una piccola preghiera dentro di voi e poi parlate, interagite con le persone, voi gesticolate con le mani, così attivate le frequenze, attivate le frequenze e le cose vanno bene, funzionano meglio, poi sentite le onde, ci prendete il gusto e iniziate a danzare. Puoi suggerirci una piccola preghiera? La preghiera che vi ho fatto. Questa è tutta, questa lunga, sì. No? Ciao, com'è andata? Ti sono piaciuti gli sketch dove insegnavo alle persone come connettersi con le frequenze, come percepirle, come sentirle? Se anche tu sei interessato, sei interessata a partecipare ad uno dei miei percorsi online, sono dei percorsi di 9 settimane dove insegno alle persone come accedere al campo di luce di informazione e potrai imparare tutto sul riequilibrio energetico, il riequilibrio energetico in presenza, a distanza, la guarigione con lo sguardo, la guarigione con la foto, la guarigione di liberazione, la guarigione multipla, tutti gli aspetti della guarigione del riequilibrio energetico verranno trattati in questo corso di coaching online oppure nei miei seminari dal vivo. Non esitare a contattarmi per ricevere maggiori informazioni. Io vi saluto, tante benedizioni e a presto. Un bacione, ciao.